September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e bentornati sul mio canale. Oggi vi registro, sono vestita uguale perché vi registro, come ho detto nel video che vedrete prima di questo, due video haul. Questo è un video haul prettamente di Primark con qualche intruso perché è stata una cosa così di passaggio, eravamo lì e quindi sono entrata anche in altri due negozi, uno è Sephora e l'altro è H&M o H&M, come volete voi. Vi farei vedere subito le cosine di Sephora. Da Sephora è andata un po' così. Sono entrata e insomma il mio moroso, non dicendomelo proprio apertamente, ma mi ha fatto capire che avrebbe pagato lui, allora ho detto povero te. E niente, mi sono data la pazza gioia e ho preso, non esageratamente, però qualcosina ho preso. Inoltre, proprio quel giorno lì, la cassiera mi ha detto guarda che hai il 20% su tutto e il 25% sul prodotto più caro. Scade oggi e quando me l'ha detto ho detto ma figurati. Ma è la gioia, una volta che ce l'ho sta gioia, approfittiamone. E quindi cosa ho preso da Sephora? Ovviamente perché non ho preso maschere in questo periodo, non ho preso maschere in tessuto, ho preso il... mannaggia me! Ho preso il kit composto da tre maschere al glicolico di Pixi. Sono praticamente tutti i prodotti Pixi a parte uno e comunque ve li farò vedere. Queste sono maschere all'acido glicolico, ginseng e amamelis. Quindi dovrebbero essere leggermente sfolianti, e rivitalizzanti e illuminanti. Sì. Dice comunque maschere di infusioni illuminanti. Poi ho preso... Casino? Questi che... Questa è colpa di Caterina, lo sapete che la maggior parte dei miei soldi... spesi è colpa sua, questi è proprio colpa sua, andate, lei ha fatto la recensione su Instagram e io potevo non prenderli, sono i patch occhi di Pixi detossinanti, questi sono con caffè e mi viene un dubbio, cos'è il cucumbero, il cetriolo, potrebbe essere il cetriolo, dov'è l'italiano? Boh, non c'è l'italiano. Comunque penso che sì, sia il cetriolo. Aiutatemi. È il cetriolo? Non lo so. Comunque ho preso questi che, finito il video, volano direttamente in frigo. E poi ho preso, sempre di Pixi, le due mist bifasiche. Una alla rosa e l'altra con propoli e olio di argan. Di queste ho sentito parlare bene, spero di trovarmi bene e comunque quando le aprirò vi farò sapere. Sono entrambe da 80 ml. E poi per finire con gli acquisti di Pixi ho preso l'Essence alla rosa. Sì, l'Essence alla rosa, sono 45 ml. Ed è questa qui, adesso ve la faccio vedere da qui. Potevo non prenderla, potevo, pazzesco, tutti i petali dentro, bella, bellissima. L'unico acquisto che ho fatto, non di Pixi, è questo, che ovviamente sono stata colpita dal potere del pack, ed è della Ren, 250 ml, ovviamente un tonico, agli alfedrossi acidi, che penso slitterà anche questo a ottobre o comunque giù di lì, illuminante, ed è fatto con questo tappino che voi aprite, pigiate, così col cotoncino esce il tonico.
mi aveva già attirata sul sito, figuriamoci quando me lo sono trovata davanti. E niente, il mio amoroso è andato in rovina e pazienza. La commessa è stata gentilissima perché mi ha dato un sacco di roba, cioè un sacco. Mi ha dato dei campioncini abbastanza graditi, non quelli, gli stupidi campioncini profumi che danno ogni tanto. Mi ha dato tre di questi di Origins, che è un brand che io conosco benissimo. Questa è un detergente della linea bilanciante. Questo è invece una lotion idratante ha della linea Mega Mushroom, proprio ideata per la resilienza della pelle, quindi per i rossori, per le nire, per proteggere la pelle. Questa la conosco benissimo e ce l'ho, quindi penso che la regalerò. È la Drink Up Intensive Overnight, quindi una maschera a notte molto idratante, molto nutriente, della Origins sempre. Questa ha un profumo spettacolare. Poi mi ha dato un'altra cosa che anche questa regalerò perché non uso, che è la mini size della cipria fissante Ultra HD di Make Up Forever. E mi ha dato questa che io volevo prendere, ma poi non ho preso, che è la maschera Clear Improvement, sempre di Origins. Questa è buonissima, io l'ho già provata in campioncino, è molto valida. Poi direi di fare un attimo di spazio. Sì, butto tutto là indietro. Vi faccio vedere al volo gli acquistini di H&M, senza far ballare il cavalletto. Ho preso questi tre cestini. Questi tre cestini, sono tre, si scastrano alla certa. Si devono scastrare per forza. Beh, si scastreranno. Li scastrerà qualcun altro se io non ci riesco. Dicevamo, questi due più quello che è caduto, cestini uguali, che il mio amoroso passandoci davanti mi ha detto: ma sai che questi con due tasselli te li attacco al muro e tu ci metti dentro i prodotti? Che fai, non li prendi? Questi per la casa nuova andranno benissimo, così non riempio tutto il lavandino di prodotti, ma li metto un po' appesi in bagno o in camera, boh, vedrò dove metterli. E ho preso questi tre. Poi ho preso delle magliette, è vero, è vero, è vero. Ho preso questa che mi piaceva troppo con la linea Strong Current, bellissima. Questa Oui Merci, tutta sbrilluccicosa. E questi sono del mio amoroso, ha detto che li voleva pestare in casa, dei pantaloncini normalissimi in tuta corti. E ovviamente, perché poi come vedrete da Primark non ne ho presi, però che fai, non li prendi? Dei calzini corti in vari colori. Da H&M non ho preso nient'altro. Ora passiamo. Fai casino. Papà, guardate che casino là dietro. Vabbè. Passiamo ai due sacchettoni di Primark. Da Primark ho preso un po' di tutto, un po' delle cose per la casa nuova, un po' che mi piacevano. Adesso sono in fissa con questi contenitori in ferro. Ho preso questo qua, nero con le maniglie in oro rosa. Ah, di Primark, se volete vi dico i prezzi, perché tipo questo qua 6 euro. Non costa tanto la roba. E ho preso questo. Poi ho preso sempre per la casa nuova Camilla Passione piante finte, lo vedrete in questo video. Ho preso questa qui, che viene venduta proprio con tutto il vaso, tutta l'alzatina, mi piaceva un sacco. L'ho vista anche aperta e costava 12 euro. Negli altri negozi le piante finte costano un rene. Lì, ferma, lì non costano tanto, devo dire la verità. Come tutto, perché da Primark è difficile trovare cose che costano tanto. Poi ho preso una candela con Topolino, buono anche il profumo, sa abbastanza ripulito, 6 euro. Questo l'ha preso il mio moroso perché ha detto ti può sempre servire, sì, 6 euro un ombrello. Vado veloce ragazze perché sennò finiamo domani mattina.
Ovviamente Primark è la regia dei pigiami e cosa fai? Non li prendi? Ho preso, aspettate che vi tolgo questo, se no non lo vedete. Ho preso questo pigiama qui di Aladdin. Camilla e i pigiami sexy. Viene col pantalone lungo e la maglietta a mezze maniche, tutto con... Mi viene il nome della scimmia. Va bene, fa lo stesso, di Aladdin. Poi la sagra dei miei calzini a 3,50 euro, tre paia. Ho preso quelli di Harry Potter con Harry, Hagrid e Dobby. Sti vanno bene, tanto non escono dalle scarpe, non li vede nessuno, non preoccupatevi. Poi ho preso sempre a 3,50 tre paia quelli di Stitch, che sono fatti così. E poi quelli di Topolino e Minnie, sempre 3,50 euro. Così e così. Poi preso due elastici fatti così, mi sembravano carini, adesso mi sembrano già meno carini, ma fa lo stesso, a 3 euro. Oh, questi sono il pezzo forte. Ho preso i calzini di Barbie. Ovviamente io sono molto Barbie, sì, proprio molto. Ma non mi interessa, mi sono comodi, vanno bene. E poi ho preso a 1,50 euro uno scrub labbra. Potevo mai lasciarlo lì. Ho preso due di questi perché uno l'ho preso per Kate, che li ho visti, e entrambi amiamo i Peds. Peds. E li ho presi, erano a 3 euro la vitamina C. E ce ne sono 80 dentro. Quindi seppure fanno cagare, mi dispiace. Ho preso delle cuffie per la doccia. Tutte cose super utili e super serie da Primark. E poi cos'altro? Un altro pigiama, stavolta col pantaloncino corto di Harry Potter. E forse non vi ho detto il prezzo del pigiama, questo viene 9 euro e l'altro della Disney di Aladdin viene 13 perché c'aveva il pantalone lungo probabilmente. E qui direi che abbiamo finito. L'altro sacchettone non lo alzo perché è troppo pesante. Ho preso a 6 euro questi due contenitori, uno più grande e uno più piccolo. Anche questi per la casa nuova, mi piacevano un sacco. 9 euro, scusatemi. 9 euro, non 6. E poi ho preso. C'è tutta stropicciata. Vabbè, la rimetterò in forma. Un'altra pianta finta a 7 euro. Qui, questa più che altro l'ho presa per il vaso, che è bellissimo. Guardate come è fatto bene, proprio bello. E poi. Rido dei miei acquisti. Ho preso una spugna per la doccia a 2 euro. 12 anni io, eh. Dei dischetti perché da Primark costano tipo 1 euro questi e sono 50 ovali, questi sono 120 e costano 0,75, quindi dischetti quando vado da Primark li prendo sempre. Ho preso delle spugnette per la cucina di Topolino a 2,50 euro e sono 4, sono quelle spugnette in microfibra. Tirerei sulla borsa visto che si è alleggerita. Sì. Ho preso un tagliere per la cucina a 5 euro, carino. Due scrub per il corpo che spero mi piacciono perché non ne ho sentito meraviglia, ma volevo provarli. Uno alla vitamina C e l'altro al cocco a 4 euro l'uno per 475 ml. E poi una fascia per la skincare gialla, non ce l'avevo, fatta con le fette di limone. Adesso la apriamo e la vediamo insieme. Bella, bella, morbida e poi mi piace il giallo. Periodo però così. Un'altra pianta. Madonna, come si è tutta rovinata questa. Vabbè, tanto si rimetterà un po' in sesto, spero.
un'altra pianta finta, con questa, anche qua era bellissimo il vaso, pagata 9 euro, carina, non mi dispiace, sempre per quando andrò nella casa più grande per cercare di arredarla un po'. Di beauty, oh. Ma se voi vedrete questo haul dopo l'altro, penserete come penso io effettivamente registrandolo, ma questa pazza, ma la vuole smettere di comprare delle maschere? No, non la vuole smettere. A 2 euro ho preso questa detox purificante pulente al carbone. Queste due che sono sleeping mask, dovrebbero essere tutte e due sleeping mask da 25 ml, una al grapefruit e l'altra al cocco. So se ve l'ho detto, 2,50 l'una. E per ultimo ho preso questa plumping a 0,90 centesimi con la vitamina E. Le mascherine di Primark, ovviamente, voglio solo controllare per esserne sicura, ma direi di sì. Tipo, ecco, vedi, questa no. Però di solito le altre sono tutte made in Corea, quindi sono abbastanza buonine. Poi ho preso un'altra candela. Questa la prendo sempre, una di queste, quando vado, perché mi piace un sacco il profumo, sa proprio di aria pulita, aria buona. Mi piace. E come ultima cosa, non ho, alla fine non ho preso così tanto, questo è tutto disfatto. Comunque è un altro pigiama. Adesso cerco di ricomporlo e farvelo vedere. Pagato 9 euro di Stitch. Questo è il sopra e questo è il sotto, corto. E niente, direi di avervi fatto vedere tutto, spero. Questo è stato tutto il mio shopping, adesso direi che mi darò un freno, e soprattutto con le maschere perché la cosa mi è sfuggita di mano. E a parte gli scherzi, cercherò di restare un po' ferma con gli acquisti. Nel caso non ce la facessi, sarete le prime a saperlo. Nel caso invece ce la facessi, tanto meglio per me. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.